Saluti ridenti! Pensare che un lavoro o qualcosa di fisico o una persona possa renderci felice ha un piccolo problema al suo interno, cioè tu deleghi all'esterno la tua felicità. Quindi se quella persona non ti rende più felice, tu sei infelice. Cioè se quella persona non fa più quello che vuoi tu, oppure non ha messo te come priorità, in quel momento tu non sei più felice. E questa cosa è soggetta a rischio di infelicità, perché le persone cambiano, perché le persone cambiano i loro valori, cambiano i loro atteggiamenti, i loro gusti, spariscono, vanno via, lasciano questa terra. Insomma, è brutto dirlo, ma è anche così. Oppure i lavori cambiano, il mercato del lavoro è cambiato, i mestieri che c'erano anni fa non ci sono più oggi. E i mestieri che ci sono oggi non c'erano anni fa. Quindi una persona che ha trovato un lavoro e dice: finalmente ho trovato un lavoro e mi rende felice, che mi rende felice, in verità è a rischio. È a rischio perché se poi quel lavoro cambia, se poi quel lavoro non è più come quando è iniziato, vi do un esempio di questa cosa. Io, qualcuno forse mi ha conosciuto nei villaggi turistici. Io ho iniziato con una grande scuola che era la Valtour e poi sono passato a Going perché molti dei Valtour, dei capi di Valtour, sono passati a Going e quindi li ho seguiti, mi hanno chiamato. Poi c'era un bel progetto di portare lo spirito dell'animazione Valtour, in Going e quindi io pensavo dentro di me, un po' ci puntavo su questa cosa, cioè sia di lavorare nelle risorse umane, sia della Going che della Valtour come psicologo e poi continuare a fare il mio mestiere di animatore, che per sempre io penserò, cioè per sempre è il mio mestiere, quella cosa lì, quel tipo di mestiere, come l'ho fatto negli anni d'oro, insomma, di quando l'animazione aveva determinate caratteristiche, che oggi non ci sono, almeno dove sono stato io non le trovo più, non le ho più trovate, quindi io pensavo non avrei mai più smesso, perché la vita nei villaggi è una vita un po' parallela al mondo, fra virgolette, reale, cioè nel senso tu vivi là dentro, ti sei servito, riverito, non devi pensare a cucinare, a comprare, a fare la spesa. In verità, sì, si dice che gli animatori guadagnano poco, ma non è proprio così perché tu, se non hai spese, non fumi, non bevi, in sostanza lo stipendio te lo porti a casa intatto. Quindi, comunque, è uno spaccato di vita molto particolare. Cioè, non dico più facile perché hai degli orari che se fai l'animatore in modo professionale, dormi 4-5 ore a notte. Quindi, io pensavo, siccome questa vita mi piaceva perché c'era il contatto col pubblico, questo era un elemento che mi permetteva di continuare a fare quel mestiere, anche con quegli orari, anche con quei ritmi, anche magari mangiando di corsa poco. Infatti in quegli anni non mi volevo tanto bene, le cose che insegno adesso non le sapevo o comunque non le consideravo all'epoca. Però, siccome mi piaceva tanto il contatto col pubblico, e penso che chi fa un lavoro di contatto col pubblico, anche di vendita, anche di un negozio, un parrucchiere, un estetista, sa di cosa sto parlando. Quindi ci sono tante persone che quando lavoravo nel centro per l'impiego di Rimini mi dicevano: ah, io vorrei fare un lavoro di contatto col pubblico. Quindi è un qualcosa di insito. Perché? Perché noi siamo animali sociali, cioè noi proviamo soddisfazione, ci sentiamo vivi nel condividere con le altre persone. E in effetti è anche un po' il successo di Facebook. Quindi io pensavo, non smetterò mai, cioè non tornerò mai alla vita, fra virgolette, sempre normale, ovviamente, e non riuscirò mai a crearmi una famiglia o a staccare da questo mestiere. E poi ci sono riuscito, senza neanche accorgermene, senza neanche soffrirne. Perché? Perché non avevo abbinato a quel mestiere il fatto di essere felice e soprattutto quando l'ho capito che non era quel mestiere che mi rendeva felice, ma era come lo facevo, come mi ponevo io nel farlo che mi rendeva felice, allora il distacco da quel mestiere, anche se quel mestiere è cambiato, perché il mestiere io non voglio senza nulla togliere perché non conosco tutte le agenzie, non conosco tutti i tour operator, però nella mia esperienza, nella mia piccola esperienza, ho notato che era cambiato molto quel lavoro e quindi se io avessi legato la mia felicità a quel lavoro, oggi sarei ancora magari a cercare lavoro, sarei ancora triste, sarei ancora a rimpiangere, i vecchi tempi della Valtour. Quindi questa cosa non serve, non porta risultati. Cioè, anziché iniziare con punto A, cercare un lavoro che mi rende felice, cercare una persona che mi rende felice, non inizio da al contrario. Cioè, non è che non devi cercarlo, non è che non devi cercare un lavoro. Cioè, per carità, è che
parti prima dall'essere felice, perché se sei felice forse il lavoro lo trovi prima. E felicità non è il traguardo, non è uno stato di ah dai, ebbrezza, festeggiamo, Brigitte Bardot, Bardot. No, felicità vuol dire uno stato d'animo positivo, e, dove il tuo cervello funziona meglio, dove respiri meglio, dove hai più ossigeno, dove sei nelle condizioni fisiche migliori. E quindi quando sei felice è molto più probabile che comunichi meglio. Ecco, se provi a fare un passo indietro e ricordarti che sensazioni avevi quando eri felice, come comunicavi, come ti relazionavi con gli altri, come capivi le situazioni, come riuscivi a trovare soluzioni. Quindi pensa a questo, pensa a cosa provavi, come ti sentivi, e allora capisci che dopo che hai sentito e rimesso mano a queste sensazioni, a queste emozioni, allora capisci che essere felice può essere il punto di partenza. E la felicità, se la trovi da dentro, ti senti ancora più felice, perché vuol dire che la puoi ripristinare, ricreare ogni volta che ne hai bisogno, e non hai bisogno di dipendere dagli altri. E questo, purtroppo qualche commento che avevo letto sotto al video, crea a volte confusione, perché le persone pensano che se io sono felice, penso a crearmi la felicità, poi me la voglio tenere stretta per me, non la condivido con gli altri. In verità, quando la condividi si raddoppia. E in verità, quando tu sei a posto con te stesso, quello che dai agli altri, quello che condividi con gli altri, l'amore che dai a qualcuno, la passione che ci metti nel tuo lavoro, è passione vera, perché non nasce da un bisogno, perché tu sei già a posto con te stesso. Quindi non nasce da un bisogno da colmare, per colmare un vuoto che hai. Perché non è mai sana una relazione per cui io sto bene solo se ci sei tu. Perché vuol dire che io da solo con me stesso sto male. E allora come ti senti? Come vivi se stai male con te stesso? E soprattutto una persona che non si vuole bene, che non sta bene con se stessa, non attira, allontana, perché vedi che non è amore quello. Quello è bisogno. Quindi è sbagliato cercare nell'altra persona la propria felicità, perché quello è un atto non di amore, è un atto di egoismo, perché tu hai bisogno di quella persona per colmare il tuo vuoto, hai bisogno di quel lavoro per colmare il tuo vuoto. E se partissimo prima dal trovare il modo per stare bene noi, cioè se partissimo prima da trovare modi per essere felice, sicuramente ispiriamo anche di più gli altri. Sicuramente quando incontriamo una persona, anche se questa persona cambia, perché è nel naturale ordine delle cose che magari cambi, io non mi distruggo la vita, come purtroppo mi rende felice quando vedo la mia bambina sorridere, va benissimo. Qual è un upgrade? Qual è un aggiornamento, un miglioramento di questa frase? Perché comunque vuol dire che se non ci fosse quella bambina, se quella bambina non sorride, tu non sei felice. Quindi qual è il miglioramento per il nostro cervello? È dire cosa mi rende felice? Il pensiero. Pensare alla mia bambina che sorride. Perché? Perché dentro c'è un'azione mia, un'azione nostra. Quindi più cose dipendono da te, più cose fai tu per renderti felice, innanzitutto ti connetti con te stesso, non sei due cose separate, quello che dici con quello che sei. La seconda cosa è che in quel momento stai anche dando valore alle tue azioni positive. Una persona oggi mi ha scritto via mail: ah, ma non è che col pensiero positivo, non credo che pensando positivo riesco a risolvere, a sistemare, a migliorare la mia vita. Ecco, non è che il pensare positivo sistema, cioè il pensare positivo non fa nulla. Il pensare positivo ti mette nelle condizioni per affrontare meglio quei problemi e molto probabilmente risolverli, perché se sei in uno stato negativo è sicuro che non li risolvi. Non è difficile, è impossibile, perché non hai le condizioni fisiche e mentali, ok? Quindi avere un atteggiamento positivo vuol dire riuscire, ed è una cosa che ho condiviso anche oggi, adesso sono in un'aula, non so se riuscite a vedere, sono a Roma in un'aula per Adecco. Ecco, i responsabili amministrativi di Adecco che vedete, salutate, ciao, ciao, no, sono andati via perché il corso abbiamo finito, quella è la lavagna, non so se vedete, dove ho condiviso insomma le tecniche di ingegneria del buon umore in questo corso, che oggi c'è la prima parte, domani la seconda, e il concetto principale è questo, cioè che pensare positivo non vuol dire pensare a un mondo che non c'è, ma vuol dire pensare a delle cose. Quindi ad esempio, se tu pensi al tuo bambino che sorride, come ti senti? Ti senti meglio, ti senti in uno stato d'animo più forte, ti senti in uno stato d'animo più leggero, che non vuol dire superficiale, ma vuol dire non farsi trascinare nel fango dalle cose. Quindi il pensare positivo ti sta mettendo in condizioni diverse per affrontare le cose. Se tu prima di affrontare un problema avessi chiara davanti l'immagine della cosa più bella
Perché vi ho invitato a scrivere cosa vi rende felice? Perché ad esempio, se a me la cosa più bella sono i miei nipotini, io non ho figli ma ho degli strepitosi nipotini, e quando vedo i miei nipotini che sorridono, che giocano, che dicono zio tetè, una cosa del genere, questa cosa mi fa sorridere, vedete che mi sto emozionando anche adesso. Quindi se io prima, questo vuol dire pensare positivo, perché vedete, io mi entro in uno stato d'animo positivo e produttivo, cioè in uno stato d'animo del genere potrei affrontare anche un'email che ho parcheggiato qua, che ho detto aspetto a leggerla perché voglio leggerla, se no faccio danni se rispondo in uno stato d'animo negativo. Mi seguite? Non so se è chiaro il concetto. Quindi cosa ti rende felice? Piuttosto che dire quel sorriso, quella persona, quel lavoro, quella situazione, quando penso a. Perché? Perché questo è pensare positivo ed è qualcosa di concreto che sai dentro di te, cambia il tuo stato, cambia anche la percezione della realtà, perché noi è su quello che possiamo lavorare, cioè noi non possiamo lavorare sulle persone. A volte ci sono state questa settimana molte persone che hanno scritto ma allora quando quello fa così, come devo fare quando è anche il tuo familiare che fa così così così, e mettono un elenco di cose, poi mi scrivono cosa mi consigli. Allora, ma mi viene da chiedere, ma cosa mi consigli, a te o alla persona di cui hai parlato in quel post lunghissimo? Perché io a quella persona non posso consigliare nulla, non la conosco neanche, mi stai dicendo tu la cosa che vedi tu, che hai vissuto tu, che sarà giustissima, ma io a chi devo dare consiglio, a te o a quella persona? Perché quelle domande, quando tu metti tutto l'elenco di cosa fanno di sbagliato gli altri, cosa fanno di negativo gli altri, tu mi stai mettendo l'elenco di quella persona lì. Quindi tu vuoi che quella persona lì cambi, oppure che cambia il tuo rapporto nei confronti di quella persona, il tuo stato di fronte a quella persona. Se quella persona si comporta male, continuare a pensare a tutto quello che fa e continuare ad elencarlo anche a me è un modo per rinforzare a te, perché a me non cambia nulla, per rinforzare a te il fatto che quella persona si comporta male. Come ti senti quando pensi che quella persona si comporta male? Ti senti ancora peggio. Quindi focalizzarti su di te vuol dire cercare una soluzione al tuo interno per stare meglio di fronte a quella persona, che purtroppo, così com'è, la situazione non cambia. Magari se tu riesci a cambiare il tuo stato, magari la riesci a percepire in modo diverso, e quando la percepisci in modo diverso hai pensieri diversi che generano azioni diverse. Questo è il fulcro, questo è il fulcro che spiego in questi due giorni di formazione con il personale di Adecco, che spiego nei miei corsi di intelligenza positiva, e questo è quello che puoi fare tu anche applicando questi semplici concetti nella tua vita. Cosa vuol dire? Perché qualcuno potrebbe dire facile a dirsi ma poi a farsi, ma infatti io non ti sto dicendo di dirlo, io ti sto dicendo di farlo. Comincia a farlo, comincia a trovare la cosa più semplice che puoi fare. Qual è la cosa più semplice che ti rende felice? Qual è la cosa, il pensiero più semplice che ti rende felice? E comincia a farlo. La prima cosa, ad esempio, che a me rende felice è cambiare la mia postura, respirare in modo diverso, pensare ai miei nipotini, pensare alle difficoltà che ho superato, gli strumenti che ho usato quando ho superato le difficoltà, non ai miei insuccessi, che ne ho avuti tanti, ai miei fallimenti, ma pensare a che risorse ho usato quando sono riuscito a superare le difficoltà, perché ognuno di noi ha superato le difficoltà, altrimenti non saremmo qua. E non penso che tutte le difficoltà che avete superato, che avete affrontato con successo, le avete superate solo perché gli altri sono cambiati o gli altri vi hanno aiutato a farlo. Io penso che almeno qualcosa nella vostra vita l'abbiate fatto, sono sicurissimo, con le vostre forze. Allora è lì che bisogna focalizzarsi, non su tutto quello che di male fanno gli altri, perché questo non ti porta a nulla, ti fa stare peggio. E cosa vuoi? Una vita dove stai peggio, come finisci i tuoi anni, ti giri e vedi un elenco di cose negative che hanno fatto gli altri, ma gli altri non sono cambiati e tu sei rimasto magari nelle tue condizioni, e quindi sei stato male fino alla fine dei tuoi giorni. Oppure preferisci girarti quando sei alla fine dei tuoi giorni e vedere tutto il percorso che hai fatto, tutte le difficoltà che hai superato, nonostante il contesto, nonostante le influenze negative, nonostante gli psicofarmaci, perché qualcuno mi scrive ma sono gli psicofarmaci e l'ambiente che influenzano. Ecco, allora tu preferisci finire i tuoi giorni dicendo è stata tutta colpa degli psicofarmaci o dei miei colleghi o del mio capo o dei miei familiari, oppure preferisci dire a te stessa, a te stesso, con una bella pacca sulla spalla, nonostante
familiari, contesto negativo o comunque difficoltà oggettive, nonostante questo io ce l'ho messa tutta e sono riuscito comunque a migliorarmi. Cosa preferisci delle due? Bene, vi saluto con questa domanda e sono sicuro che in cuor vostro sapete qual è la risposta e oltre a saperla la volete anche applicare. E buona serata ridente!